Conviene uscire ora dal mercato, conviene vendere Bitcoin, conviene uscire dalle cripto e mettersi in posizione flat oppure in stablecoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a rispondere a questa domanda, una domanda che mi è stata rivolta un giorno fa circa. È interessante questa domanda perché lascia una serie di spunti di riflessione che possiamo andare ad approfondire e quindi l'ho agguantata subito. Mi piaceva andare a parlare in termini un po' teorici, un po' pratici anche di questo argomento, se uscire o meno dai mercati, che cosa si rischia, cosa non si rischia, e quindi eccoci qui ragazzi. Va bene, allora andiamo subito a trattare tre punti in questo video per rispondere a questa domanda. Li ho tra l'altro anche appuntati qui. Ragazzi, allora il primo è per andare a rispondere a questa domanda è: andiamo ad analizzare intanto i fatti e la realtà. La realtà è un po' difficile da analizzare sui mercati finanziari perché c'è sempre la questione legata al lato emotivo, all'emotività, funziona, non funziona una strategia o meno, quanto peso ha l'emotività nell'attività di investimento? Tantissimo, ragazzi, quindi andiamo intanto a discernere quella che è la nostra paura attuale per via dei colpi di frusta che il mercato ci sta dando in questo momento sulla fase ribassista. Quindi andiamo a distinguere fatti e realtà in questo video. Questo è uno dei punti. Poi l'altro che mi ero promesso di dirvi oggi è una riflessione sul ragionamento: i mercati sono aleatori. Cosa significa ragionare in un contesto aleatorio? Bisogna ragionare in termini di probabilità e poi andiamo a vedere cosa ho fatto io, cosa sto facendo io, ragazzi, sui mercati, perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi a me piace sempre parlare, sì, ma anche farvi vedere che cosa sto facendo veramente. Ma prima di andare avanti, io vi chiedo come sempre di iscrivervi, ragazzi, se ancora non l'avete fatto. E bene, abbiamo avuto anche un super boom per quanto riguarda la richiesta che avevo fatto di scrivere a Montemagno il mio nome. Sono contentissimo, avete scritto tantissimi su quel commento, speriamo che il grande Monti mi vorrà, anzi gli scrivo una mail se riesco, mi aggrego anche a voi. Quindi grazie, intanto volevo dirvelo a tutti quanti voi, tutti i follower, che come sempre dimostrate una grande attenzione. Io mi faccio in quattro sempre, ragazzi, e cercherò di continuare a fare questa cosa. Va bene, allora oggi facciamo anche un altro gioco. Vi ho detto i tre punti, ma iniziamo al contrario, come io sono abituato ogni tanto. Mi piace prima vedere la fine e poi tornare indietro ad approfondire. Quindi oggi iniziamo dal terzo punto, non dal primo, e cioè che cosa ho fatto io. Non ve l'aspetta male, perché di solito lo metto alla fine, così state fino alla fine. Invece adesso ve lo faccio vedere subito cosa ho fatto io, ragazzi. Allora, ieri ho pubblicato sul mio canale di Instagram, ragazzi, allora se ancora non l'avete fatto andatevi a iscrivere sul mio canale Instagram @tradingon.it. comunque ho pubblicato in una storia, ho fatto la domanda: ma secondo voi cosa ho fatto io? Beh ragazzi, chi predica poi deve anche mettere mano e fare esattamente queste cose. Allora, io ho fatto quello che vi ho detto nel video di lunedì, cioè ho fatto un buy the dip e questo è il mio livello d'ingresso. Sto utilizzando come sempre Prime XBT per fare questo tipo di operatività. Vi lascio tra le altre cose il link in descrizione di Prime, ragazzi, con il bonus coupon per il 25% di sconto delle fee. Mi date come sempre una mano con i REF, ma poi soprattutto Prime ha introdotto una serie di altri simboli, quindi ragazzi continua a dimostrarsi un'ottima piattaforma per il trading di breve periodo, meno per l'holding, per quello che riguarda la questione legata al funding, ragazzi, quindi alle fee da pagare per il funding, ma ottima, ottima, veramente ottima per il trading di breve, perché oltre ad evolversi, ragazzi, anche durante il crash proprio di queste due giornate io ero davanti, continuo a guardare i prezzi e addirittura guardate dove mi ha eseguito quest'ordine Prime senza batter ciglio, cioè vicino ai minimi. Il mio prezzo di ingresso era stato indicato come un prezzo di buy limit a 40.005 ed è stato seguito a 40.480, addirittura è stato seguito meglio di quello che io avevo messo, ragazzi. E queste cose avvengono durante anche i periodi di flash crash. Chi di voi conosce bene le piattaforme che usano derivati o CFD sa che a volte fanno dei giochini, magari il prezzo scende ma
il CFD si aggiorna dopo, quindi non arriva così tanto velocemente. Invece in questo caso, tra le altre cose, stavo dormendo io, mi ha eseguito alla perfezione. Tra le altre cose, Prime ha anche inserito tantissime altre altcoin contro Bitcoin, cioè il settore cripto l'ha ampiamente incrementato, ragazzi. Allora, qui abbiamo adesso Dot, abbiamo EOS, abbiamo Doge, addirittura ADA, Uniswap, Solana, finalmente, insomma, guardate, è diventata, diciamo, una piattaforma evoluta anche da questo punto di vista. Alcune sono disponibili contro USD, altre contro BTC. Io continuo a tradare BTC. Tra altre cose, state già vedendo che è una posizione, è un test questo di Doge in buy, ragazzi, un piccolo trade che ho fatto su Doge. Va bene, andiamo a vedere quella che è la questione legata alla mia posizione. Questo è quello che ho fatto io, non mi dilungo su questa posizione, perché, ragazzi, perché semplicemente ve l'ho spiegata nel video di lunedì, perché sono entrato per quello che vi ho detto nel video di lunedì. Quindi chi di voi ancora non l'avesse visto, tra l'altro un video stravisto, andate su e vi lascio il link per il video di lunedì, insomma, pubblicato sulla questione ciclica dei mercati. Bene, a questo punto quindi andiamo al secondo punto: abituarsi a ragionare in termini aleatori. Conviene uscire o meno dal mercato? Allora, come avete visto, io più che uscire dal mercato, ragazzi, addirittura sono andato a acquistare la mia posizione di breve. Come sono messo da un punto di vista di holding e di medio periodo? Questo ovviamente i ragazzi in Academy lo sanno tutti, perché è tutto aggiornato, ragazzi. Sono posizionato all'80% del mio holding, quindi sono uscito tempo fa dalla posizione di holding con un 20%, perché uno dei miei sistemi di trading aveva dato l'uscita, quindi sono uscito. Sono flat anche nel medio periodo, perché un altro sistema di trading ha chiuso le posizioni qualche giorno fa, e poi sono long di nuovo con il brevissimo. Quindi queste sono le mie posizioni. Come sempre sono iper trasparente e vi dico tutto quello che faccio. Quindi in questo momento cosa farò io? Questa posizione di trading di breve, se va in profit, fa in profit entro pochi giorni, è già in profitto a dire la verità, però sto aspettando, perché è una posizione che ho creato per la ripartenza del ciclo mensile di cui vi ho parlato sempre lunedì. Se no, altrimenti la chiudo in stop. Perché vi ho detto questa cosa? Perché, ragazzi, la mia idea è l'idea che possa iniziare un nuovo ciclo mensile e possa riprendere una fase di up. Io ancora non sono per niente convinto che i mercati vadano giù, anche se moltissimi indicatori stanno dicendo attenzione, perché soprattutto Bitcoin sta disegnando un ABC correttivo, ha fatto il famoso rimbalzo del gatto morto a 52k, tutto sembra disegnato come un super disegno con la scritta dangerous, attenzione, uscire, uscire, uscire. Allora, questo è anche vero, ragazzi, che i mercati ci stanno dando questa indicazione, l'analisi tecnica parla chiaro da questo punto di vista, però poi c'è anche un'altra questione da andare a ragionare. I mercati sono aleatori, ragazzi, quindi io sto ragionando secondo una strategia, che è la mia. La mia, ok? La mia, ragazzi, la mia strategia è quella che usa pochissimi indicatori. Io sono un trader minimalista, lo sapete, non mi piace usare 1000 indicatori, tra l'altro cose non servono a niente, per chi ha studiato analisi quantitativa lo sa tranquillamente, insomma, la questione è proprio statistico-matematica, servono a poco, diciamo, se non li sapete utilizzare bene. E a parte questo, la questione è io mi assumo un rischio ogni volta che rimango in una posizione, se siete holder, oppure assumo una nuova posizione, come in questo caso che vi ho fatto vedere la mia posizione su Prime BTD trading long su Bitcoin. Allora, ragionare in termini aleatori. Il mondo del trading e degli investimenti è aleatorio, ragazzi. Io lo so che voi pensate che poi nel lungo periodo tutto sia giusto. Tecnicamente è così. Più volte ho spiegato che questo lungo periodo può assumere anche una fascia temporale molto ampia, anche oltre i 10 anni, ragazzi. Quindi andare diciamo, dire ok, ragiono poi nel lungo periodo, se sto perdendo il 50%, a me non piace, io sono un trader professionista da anni, so che cosa significa. Quando ci passerete, se ci passerete voi,
imparerete anche a capire che non è per niente facile ragionare di lungo periodo se avete grossi investimenti inseriti. È sicuramente giusto, assolutamente giusto ragionare di lungo periodo, però bisogna anche avere un occhio preparato a capire quello che è il momento che stiamo vivendo. Quindi imparatevi a capire che non ci sono certezze in questo mondo, anche se io mi aspetto, come vi ho fatto vedere per esempio nel video di lunedì, che il mercato faccia questo atteggiamento, cioè vada a chiudere all'interno di questa fascia il ciclo mensile, poi vada a iniziare un nuovo ciclo mensile che poi andrò a vedere se magari va a fare nuovi massimi o non ci arriva proprio, ragazzi, ok? Perché poi tecnicamente l'andamento del ciclo mensile dovrebbe essere questo qui, quindi il prossimo me lo aspetto tra l'altro più corto, quindi potrebbe anche non riuscire a salire al di sopra di questi massimi. Questa questione è appunto sempre aleatoria. Io vado ad assumere una posizione sul mercato che è la mia e gestisco quella posizione con diverse strategie di uscita, cioè se va bene metto il take, se va male metto lo stop, la seguo in trailing stop e faccio le mie considerazioni. Nelle posizioni holding invece, ragazzi, un tipo di atteggiamento del genere deve essere attenzionato, perché il mercato ha una svolta anche per le posizioni in hold intendo quelle che restano in piedi 2 anni circa, ok? Quindi potrebbe essere anche che il mercato, se effettivamente ha configurato il rimbalzo del gatto morto, che è questo qui, giusto per farvi capire la questione, è semplicemente questo tipo di logica, massimo storico, minimo, swing ribassista, rialzo del gatto morto e poi boom, così, quindi sotto i 20.000, insomma, a chiudere fra un anno. Allora, questo deve attenzionare anche in un holder di 1-2 anni, perché chiaramente se qui vendete a 45 e poi andate a comprare a 12, intanto vi eliminate la sofferenza di stare anni magari a vedere un prezzo che scende, e tra l'altro poi comprate a prezzi decisamente più bassi, quindi se si dovesse configurare una cosa del genere. Però al momento non ci sono le caratteristiche che mi indicano che ok, bisogna andare in questo modo. Quindi io mi assumo del rischio, continuo a detenere una parte del mio holding, continuo a diversificare in termini di strategie, faccio delle cose nel breve, faccio delle cose nel medio. Quindi imparate a ragionare nella questione della aleatorietà, la risposta alla domanda, conviene uscire ora? Non c'è. E questo è il problema, ragazzi, non c'è, perché dipende sempre dalla strategia che state implementando. In questo momento, nel breve periodo, siamo in questione ribassista e quindi si sta cercando di assumere una posizione contro trend, quella che ho assunto io, perché mi aspetto un rientro su un trend di medio periodo al rialzo. Questa cosa non è ancora avvenuta. Se avrò ragione, faccio gain. Se non ho ragione, prendo lo stop, e lì sta la bravura del trader e dell'investitore a proteggersi dai rischi. Va bene? La posizione di lungo periodo è in barra di congestione. Il trend di medio-lungo periodo di Bitcoin in questo momento è in barra di congestione, di lunghissimo e iper long, ragazzi, ok? È super rialzista, ci mancherebbe. L'anno scorso stavamo a $10.000, ora siamo a 40.000, allora ditemi, è chiaro che è long, di lungo periodo, lunghissimo periodo, ma di medio-lungo periodo, cioè un anno o due, si è posizionato in barra di congestione e non è ancora al ripasso. Quindi se io dovessi rispondere alla domanda conviene uscire ora per una strategia holder, ovviamente no, ancora non ci sono questi segnali. Poi io personalmente decido di magari di prendere un po' più agevolare, diciamo, una diversificazione strategica mettendo a riparo alcune somme, quindi il 20% in questo caso, dove mi assumo anche il rischio, ragazzi, del ping pong. Io lì già lo so che faccio il rischio di ping pong, cioè cosa significa? Che esco basso e poi rientro un po' più alto. Per questo lo faccio su un pezzettino, perché anche lì è gestione del rischio, ragazzi, ok? Rischio di meno rispetto a quello che devo con il totale della posizione, perché semplicemente il mercato è diventato più complesso, va bene? Poi recupero quelle posizioni di breve, quello che sto rischiando di meno lì, e patteggio, diciamo, faccio così. La vinco patta, come è brava a fare l'Italia. Allora, anche per questo, sull'ultimo punto del video, cioè andiamo a guardare i fatti e non le supposizioni, le emozioni. I fatti ci dicono che nel lungo periodo Bitcoin resta ancora rialzista e nel medio lungo è in barra di congestione. Questi sono i fatti. Poi vi faccio vedere anche altre cose perché sono interessantissime. Vi faccio vedere anche gli indicatori di il Fear and Greed, ma non soltanto quelli di Bitcoin. Vi faccio vedere questo, ragazzi. Questi sono
Gli indicatori Fear and Greed, imparate anche ad avere una visione multi-market dei mercati, non soltanto mercati crypto, non soltanto mercati hold, un po' tutti quanti quelli insieme. Questi sono sette tra gli indicatori di Fear and Greed che riguardano i mercati hold, market volatility, market momentum, le questioni legate alle opzioni e ai bond, poi lo stock e i prezzi delle azioni. E insomma è tutto quello che riguarda questa fase. Sono praticamente quasi tutti in extreme fear. Anche sui mercati hold c'è molta paura, ragazzi, quindi questa struttura attuale dei prezzi risente anche molto di questo atteggiamento di paura che si è innescato nei mercati. Infatti la volatilità è aumentata e sta aumentando. Questo è quello invece di Bitcoin, che siamo di nuovo ritornati a 21. Questo indicatore ci dice che adesso che siamo in extreme fear il mercato sicuramente ripartirà a bomba, e quindi non dobbiamo avere paura perché tutti hanno paura e noi dobbiamo fare il contrario. Non è così. Anche questa cosa purtroppo non è semplice da rispondere. Perché? Perché questi indicatori per la stragrande maggioranza del tempo, ragazzi, vi diranno di fare il contrario. Quindi cioè, qui c'è fear, andate e comprate. Nella stragrande maggioranza del tempo. Ma quell'unica volta che il mercato veramente invertirà il trend, questi indicatori avranno ragione. E quindi in quel caso, solo in quel caso, la fear, cioè la paura, sarà giustificata. Una sola probabilità, un cigno nero, però ragazzi è una coda lunga, si dice così, una coda grossa, no? È quella che poi cambia tutte le sorti della questione. Ecco perché vi dovete abituare all'aleatorietà del mercato, perché quando questo indicatore avrà ragione, quell'unica volta che ha ragione, cioè quando si inverte il trend, e poi quell'inversione di trend peserà tantissimo nel medio lungo periodo e peserà tantissimo anche in termini di scams, the soldi. Ok? 17 di video. Non lo taglio. Va bene. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Questi miei consigli. Conviene uscire dal mercato. Strutturate una strategia. Questo è il senso del video. Vi ho fatto vedere quello che ho fatto io. Strategie multi market, se volete diversificare anche come strumenti, ma soprattutto se volete utilizzare solo il crypto Bitcoin, diversificate le strategie per orizzonte temporale. Lunghissimo periodo, medio lungo e breve periodo. Questa è l'unica grande possibilità che un esperto, un trader esperto, un investitore esperto ha. Il resto è chiacchiere, 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 distintivo. Poi c'è sempre un sì, funziona ora, dopo no, dipende, sì, ma cosa, quando, come e quanto. Diversificato, ok? Va bene, vi ho detto quello che sto facendo e tutto il resto. Che avete fatto voi? Avete comprato? Comunque, ragazzi, ho comprato a 40.000 e 5, cioè praticamente quasi al minimo. Se mi va bene, non lo so, mi invento qualcosa e vi regalo qualcosa. Ciao ragazzi, alla prossima.